Pensare alla pace è un volume che raccoglie le lezioni di un corso avanzato di storia delle idee politiche e sociali svolto all'Università degli Studi di Teramo circa 20 anni fa dal professor Luciano Russi, quando l'opinione pubblica mondiale era scossa dalle notizie del conflitto in Afghanistan. Russi ha guidato l'Ateneo Teramano come rettore dal 1994 al 2005 ed oggi la fondazione che porta il suo nome presenta questa raccolta che spiega la pace e che sembra essere perfettamente calata nel momento storico che stiamo vivendo. Luciano Russi come concepiva la pace? Concepiva la pace come un facere, dice lui, un costruire e quindi come mostra anche l'antologia, cioè tutti i brani che ha scelto, come quello che deve essere in fondo il fine principale della politica, perché è l'unica condizione nella quale una comunità si può sviluppare, può, diciamo, trovare il proprio benessere e pertanto deve essere anche il problema principale della riflessione politica. I brani che ha scelto nell'antologia, tutti convergono nella stessa direzione. La pace è un obiettivo e del pensiero che ci deve essere prima di tutto e dal pensiero tradursi nell'azione degli uomini che hanno nelle mani le sorti delle comunità. La pace non va solamente declamata, ma va studiata. La pace va studiata, va applicata e ci deve essere proprio un approccio dottrinale, quindi non possiamo parlare di pace soltanto in modo contingente quando c'è un episodio bellico o una guerra in atto, perché questo poi scatena ovviamente delle reazioni di tipo istintivo. Insomma, basti pensare il dibattito sulle armi o meno all'Ucraina, ma la pace va affrontata proprio come momento di studio e di approfondimento anche e soprattutto lontano dalla guerra. Luciano Russi era suo marito, lei è presidente della fondazione che porta il suo nome. Questa fondazione che scopo ha? Beh, chiaramente ha lo scopo di mantenere in vita il suo ricordo e di portare avanti quelli che erano i suoi interessi, che devo dire erano diversi, di diversa natura, che andavano oltre alla storia del pensiero politico, al giornalismo, alla comunicazione, alla poesia, che lui scriveva poesie, e allo sport. Infatti sapete, insomma, che qui aveva fondato un corso di laurea in diritto e economia dello sport. E quindi la fondazione adesso, quest'anno compie 10 anni, farà un'altra serie di eventi che continuano in qualche modo quelli già fatti, come per esempio l'assegnazione del premio Luciano Russi e poi un riconoscimento ad un professore che si è distinto per i suoi lavori scientifici.